13 settembre al via il primo giorno di scuola per gli studenti fanesi. Assessore Mascarin, come è iniziata questa giornata nella nostra città e quanti sono i ragazzi tornati tra i banchi di scuola? I servizi che stanno partendo sono servizi molto importanti ma anche molto complessi e articolati. Oggi si riattivano 9 cucine per la produzione di 2.439 pasti, partono 11 scuolabus per il trasporto di quasi 500 studenti e tornano a scuola, considerando scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, quasi 5.200 studenti, quindi si capisce bene che è una giornata importante per tutta la città e per migliaia di famiglie fanesi. Oggi siamo alla Padalino, ci sposteremo anche nelle altre scuole della nostra città insieme al sindaco per portare un saluto alle ragazze e ai ragazzi, alle bambine e ai bambini, perché l'anno scolastico 2023-2024 sarà un anno scolastico importante per loro, ma appunto anche per la città e chiaramente anche per il comune di Fano, che in queste settimane ha realizzato una serie importante di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e continuerà a farli nei mesi di ottobre e di novembre, perché l'investimento sul patrimonio edilizio della nostra città è comunque importante per il mondo della scuola. Parliamo di 47 edifici, la cui manutenzione ovviamente è un impegno e un dovere dell'ente locale. Insieme a questo, oggi appunto partono tanti diversi servizi e inizia un nuovo percorso, soprattutto per le ragazze e i ragazzi che oggi iniziano il primo giorno di scuola, che sia alla scuola dell'infanzia, alle elementari o alle medie. Sindaco, al via l'anno scolastico 2023-2024, che cosa si sente di augurare agli studenti? Alle ragazze e ai ragazzi, alle bambine e ai bambini mi sento di dire che devono vivere con intensità, con passione, ma anche con leggerezza questo percorso. Un percorso che è straordinario ed è forse il percorso più importante della vita di ognuno di loro o di ognuno di noi, come lo è stato in passato, perché la scuola ci apre gli orizzonti, ci educa, ci dà quegli strumenti per conoscere, per saper scegliere anche in futuro i nostri percorsi. È un momento di formazione importante, probabilmente non si è mai consapevoli di quello che si vive nel momento, ma lo si scopre sempre a distanza di tempo. Però la scuola è veramente un cammino della nostra vita fondamentale. E allora in questo giorno l'augurio è a tutti, come dicevo, di viverlo con passione, con impegno, consapevoli che saranno delle fondamenta importanti per ognuno di loro. L'augurio a tutte le bambine e bambini, l'augurio a tutte le ragazze e i ragazzi e l'augurio anche alle insegnanti, a tutto il corpo docente, perché hanno una responsabilità, un lavoro importantissimo a cui va tutta la nostra stima, gratitudine e ovviamente il nostro augurio a tutti.